Beh, direi che il luglio musicale ci fa sempre fare belle figure in Tunisia. Oggi abbiamo promosso la cultura italiana e l'abbiamo fatto con l'opera italiana, che è l'espressione emblematica, la quintessenza della cultura italiana. E l'abbiamo fatto in un ambiente unico, magico, come questo teatro di Cartagine, nel cuore del Mediterraneo, perché abbiamo voluto far prevalere l'armonia della musica, la disarmonia delle spaccature, delle fratture, delle tragiche violenze che ancora dividono il Mediterraneo. Noi invece con la musica oggi abbiamo unito il Mediterraneo e l'abbiamo fatto con un capolavoro della cultura italiana che è l'opera. Ma l'avete visto, lo spettacolo è stato, ha avuto un grande successo, è stato molto apprezzato dal pubblico tunisino e l'Italia in questo caso ha fatto la sua parte per affermare quello che è un suo patrimonio storico identitario, che è l'opera lirica. Quindi abbiamo dimostrato che la musica e l'opera unisce e non divide i popoli, perché c'erano italiani, c'erano tunisini e tutti in grande sintonia hanno goduto di questo spettacolo. Appunto, erano tantissimi, avete visto il teatro di Cartagine pieno e quindi per noi è una grande soddisfazione. Sicilia e Tunisia. E diciamo che abbiamo tracciato un solco nel quale intendiamo seminare ancora. Abbiamo iniziato lo scorso anno con la coproduzione della Ida, una coproduzione italo-tunisina. Quest'anno abbiamo continuato con questo galà e poi è stato finanziato un progetto di cooperazione transfrontaliera che dovrebbe avere come diciamo, tema fondamentale la grande musica messa in scena nei teatri di pietra del Mediterraneo. Sono i teatri di pietra della provincia di Trapani e quelli della Tunisia. Verrà fuori un cluster economico legato proprio anche a un circuito turistico e quindi non facciamo altro che, a nostro avviso, ripercorrere delle orme dei nostri avi che nel Mediterraneo avevano recitato una parte molto importante per l'affermazione della civiltà nel mondo, con la cultura, con la musica, con la letteratura e con uno scambio che è uno scambio di pace, di fratellanza, che speriamo possa cancellare quello che di brutto si sente in questi tempi che riguarda il Mediterraneo. Buonasera, come va? Thank you.
danza. Ma il mio mistero è chiuso in me. Baci li avrà.